Questa è l'Italia e questa è la Spagna. Io c'ho fame, mica. Forse leggermente meno amarezzata. Fammi una prova d'audio. Sa faissimo. Le schede tecniche ce le abbiamo, sì. Fatte, usciamo così facciamo l'inizio, ok? Ok. Sei figa pure oggi? Sì? Sì, sì. C'è il solito calzino. Sì. Oh, firma un po'. No! Manco a farlo apposta. Miami. Grande, andiamo. Questa la mettiamo? E mo vediamo se la mettiamo. Senti, non te l'ho detto. Ma all'inizio del video sarà già da quando stavamo dentro. Ah. Che stavamo a guardare le schede. Veramente? Sì. Oh, mi prendi sempre in giro. È così. Comunque, ci siamo messi i stessi calzini stamattina. Hai visto? Sì, io provo a imitarti, per ora ho iniziato. Ha copiato con lui sicuramente. Ragazzi, dove siamo? Qualche aiutino? Siamo in Val d'Aosta? No. Trentino? No, rifacciamo il giro. Siamo nel centro città di una cittadina del sud Italia. Stiamo a Torre del Greco, ragazzi, provincia di Napoli. Siamo ospiti di questo ristorante. Ristorante La Barrique Brasseria. Oggi facciamo un confronto tra Angus italiano e Angus spagnolo. E io non vedo l'ora di vedere quale sa fa di più. Giusto, entriamo. Buongiorno. Paola, ma dai, su, lo sanno siamo tutti già entrati, che siamo già entrati. Vabbè, si dice sempre buongiorno vieni quando qua. Si entra. Ve lo presento subito, il proprietario. Questo locale è aperto dal 2003. Originariamente era un'enoteca, wine bar. Poi però i tuoi clienti ti dicevano, volemo pure mangiare. Esatto. E tu hai detto, che fai se il cliente c'ha sempre ragione? E meno male abbiamo allargato un po' la cucina, la proposta. Poi però, siccome da solo non ce la facevi, hai chiamato e ti sei messo in società con... Edinforce. Walter Aurilia. Ciao Walter, ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto perfetto. Bene. Abbiamo fatto vedere anche Walter, così ragazzi avete visto tutto. I clienti chiedevano carne e sì. Tu gli hai dato la carne. Sì. E oggi guardate ragazzi, quando venite qui... Che cosa trovate? Tanta bella carne. T'ho visto rapita dalla cella? Sì, sì, no, stavo guardando appunto queste carni che sono fantastiche. Ci sono tante referenze e tante selezioni di carni. Facciamo un giro per il locale? Andiamo. Così decidi dove mangiare? Sì. Allora, qua ci saranno le carni che andremo ad assaggiare, e qui, Michele. Mi piace. Assaggeremo questa, che è il Black Angus spagnolo. E quest'altra, che è il Black Angus allevato in Italia. Qui abbiamo... la zona griglia, la zona brace. Questa è la parte interna del locale, c'è pure una parte esterna. Sì. Vai, mostracela, sì. Vai. Qui tutta la parte esterna, quindi uno arriva, può mangiare qui, ma volendo. Anche qui. Poi loro fanno il servizio di sera, quindi la sera deve essere molto suggestivo qui con tutte le luci, le candele, certo. Figo, no? Ti piace? Mi piace molto, ti molto. Piace. La presentazione del locale l'abbiamo fatta, sì. Ci andiamo a concentrare sulla carne. Io c'ho fame, mica. No, però pure oggi sei figa, lo sai. Amici di Braccemi Ancora, secondo me Paola è sempre figa anche con un sacco di iuta addosso. L'hai mai messo un sacco di iuta addosso? Facciamo come fanno gli youtuber pischelli, diciamo i millennial. Se questo video raggiunge i 10.000 like, Paola il prossimo video lo farà vestita con un sacco di iuta. Eccole qua, i bistecconi che adesso ci andiamo a mangiare e sui quali faremo il nostro confronto. Però, trattandosi di Angus, che è una signora razza, e io darei un attimo la parola a Paola per il nostro meraviglioso momento super quark. L'Angus è una razza che nasce in Scozia e quindi viene chiamata Angus Aberdeen. Poi un allevatore un giorno si accorse che questa razza stava quasi per estinguersi, portò un ceppo di questa razza in America e iniziarono gli allenamenti in America. Quindi da lì poi si passò all'Argentina, Australia e poi alla fine in Irlanda. Nel nostro specifico andremo tra gli ultimi due allevamenti di Angus abbiamo la Spagna e l'Italia, che sono proprio tra gli ultimi, no? Che sono arrivati nel campo dell'Angus. Vediamoci da vicino. Okay. Intanto, cara Paola, io da quello che vedo, la Spagna mi sembra più grande. Più grande il lombo è più grande. Questo potrebbe essere un fatto di età. Il grasso è praticamente identico nel colore. Questa la coltre è un po' più spessa perché l'animale sicuramente sarà più grande. Ora andremo a controllare. Piero Angela sarebbe orgoglioso di te. Cioè, mi rendo conto, ragazzi, che per fare un confronto del genere così a secco possono esserci delle lacune.
però a noi piaceva farvi mettere a confronto, diciamo, due tipologie. Le aziende sono molto serie, sia quella che importa, diciamo, l'Angus spagnolo, sia quella che propone a questo ristorante l'Angus italiano. Tra l'altro ce ne hanno parecchie di referenze. Quante referenze ci avete? Più di 10 referenze. Abbiamo chiacchierato fin troppo, ragazzi, andiamo a tagliare le bistecche. Voi dritti in cucina, perché l'Angus italiano è più piccolo e l'Angus spagnolo è più grande. Molto semplice, siamo andati a verificare ovviamente i certificati e quello spagnolo è più grande di età. Abbiamo, ragazzi, un taglio con la sega. Paolissima, qui grande dilemma, no? Che divide il mondo degli amanti delle bistecche, che divide i macellai romantici dai ristoratori moderni. Okay. I romanisti e laziali proprio a confronto sono amici intimi. Sì. Ma sta bistecca, se taglia con la sega o con la mannaia? Michele, non mi mettere in questo ginepraio. Io dico una cosa, ragazzi. Allora, ok, la poesia della mannaia sicuramente. Però le steakhouse che fanno grandi numeri e tagliano un grande numero di bistecche, nella velocità la sega ti aiuta tanto, perché tendenzialmente l'osso ti arriva bello preciso, non si spezza l'osso, non si sfrantuma nel piatto. Per tagliare una bistecca perfetta e tagliarne 50 durante il servizio diventa un po' complicato tutto con la mannaia. Tu che dici? Io non sono contro la sega circolare, devo confessare che l'ho usata nelle steakhouse dove ho lavorato. Benissimo, 1,132 kg l'italiano. Pensano uguale, perfetto. Ci siamo venuti, ragazzi, fino a Torre del Greco per farvi vedere due bestioni, ragazzi, di Angus. Eccolo qua, il nostro Angus spagnolo, nato, allevato, macellato in Spagna, nato, allevato, macellato in Italia. Stessa razza, stessi giorni di frollatura, 40 giorni. Paola, sì. Analisi ravvicinata delle bistecche. Allora, partiamo con la Spagna. Marezzatura c'è, morbidezza anche al tatto, quindi abbiamo il controfiletto e il filetto. Bella coltre di grasso, buon profumo, bello, bella frollatura hanno fatto, perché il naso nella frollatura è importante. Ti convince? Molto. Vai, passiamo all'Italia. Ok, vai, Italia. Forse leggermente meno amarezzata, ma proprio leggermente. Con la coltre di grasso siamo uguali, la frollatura è la stessa, l'abbiamo detto, odore identico all'altra. Ragazzi, una cosa bella di questo ristorante è che hanno un meraviglioso forno a carbone che va molto in Spagna e in Italia sta prendendo piede. Il problema di questo dispositivo è che quando si usa chiuso, che è stato proprio progettato per essere usato chiuso, spesso non lo sanno usare e quindi la bistecca ti sa di fumo, perché per evitare che si incendia chiudono tutto e quindi la bistecca si affumica. Salvatore, considerando che te l'ho tirata fuori dal frigo un minuto fa, quanto ti ci vuole per farmi questa bistecca al sangue a puntino? Ci vuole almeno una mezz'oretta tra la stemperatura e la cottura della carne. Se chiedete una bistecca del genere, sappiate che ci vuole il tempo che ci vuole e nel frattempo fate come ha fatto Paola, studiate il menù e ordinate due primi, giusto? Sì, ho preso due primi e poi ci portano pure una tartarina loro che la fanno particolare, fanno una cheese tartare. Se venite in questo ristorante potete decidere di mangiare in una delle varie salette, che questo ristorante è fatto in maniera molto particolare e si sviluppa in più ambienti. Paola, avevamo detto due primi, è arrivata la tartare, ma no, uno, tre tartare. Lo so, vabbè, qua loro lo fanno perché ci vogliono bene, ce lo fanno provare tutte le cose loro. Però, amici di Brescia ancora, se venite in questo ristorante avete l'opzione di queste tre tartare. Se c'è una cosa sulla quale Paola rompe le palle ed è intransigente, sono proprio le tartare. Ma diciamolo, come rompi i coglioni te sulle tartare non lo rompe nessuno. Vabbè, la tartare è una cosa che deve essere fatta con tutti i santi crismi. Ok, ma non riparti con il super quark, te prego, mangiamo, no, ok? Se no riparto dai, super quark, no, grazie. Buono, il prodotto è buono. Questo è condito solamente sale, olio e un pizzico di pepe c'è. Questa è carina l'idea, perché sì, è una cheese tartare. Sotto c'è il tarallo napoletano, sì, tarallo quello fatto con la sugna. C'è una ricotta dolce, sì, e sopra la tartare, cioè la battuta di, in questo caso, di filetto. Hai detto tarallo fatto con la sugna. Come dici sugna te, Paola? Non lo dice nessuno. Ragazzi, questa sa fa.
Oh, amici di Bracini ancora, ci siamo. Quale attesa migliore per mangiarci la bistecca che testare la genovese e la... L'ardiata. Ripronunciala un po'. L'ardiata. Per dirti due elementi fondamentali sono la cipolla, il pomodoro e poi ci sta il lardo. E il pepe. Ma posso assaggiarmi che c'ho una fame? Vai, assaggia. No, raga, qua arriva il primo safaissimo della giornata. Qui arriva il primo mortaccio, quanto è buono. Un pochettino con la telecamera, Michele. Paola, sei di grande aiuto, sei. Anche perché questo video l'avresti dovuto fare orizzontale, l'hai fatto verticale. Oddio. Quindi, ma se lo giri adesso viene fuori un casino. Aspetta, grazie, Paola. Aspetta. Sei di grandissimo aiuto, sei. Può bastare come porzione. Allora, Michele, io massaggio la genovese, posso, no? Questa è bella dolce. Io ci metto il peperoncino. Loro mi hanno portato gentilmente i loro, però. Falli vedere. Cayenne. Bene. Scotch Bonnet. Habanero Gold. Tanta roba, questo? Tutti top, molto aromatici. Ma qua stiamo a parlare di una super ricetta italiana tradizionale, amiche mie, cacce calabresi miei. Ma... Te li sei portati pure questa volta? Sì. Tiè. Perfetto. Tiè. No, ci ha messo i suoi. Michè. Dimmi. Ho fatto una cazzata. Che hai fatto? Ma l'ho messo nell'occhio. Che? Il dito. Ti sei messo il dito nell'occhio? Era quello col peperoncino. Ma davvero? Genovese da manuale. Credo che le bistecche siano in cottura, va. Ah, ok, ok. Stanno per finire, andiamo. Andiamo, dai. Andiamo. Comunque, ragazzi, davvero, qui è un bellissimo posto, ma una menzione al volo su sto vino pazzesco che ci ha portato, ragazzi, va fatta. Luigi Tecce, tanta, tanta, tanta roba. Paolissima. Sì? La prossima volta facciamo una sfida tra Wagyu. Facciamo uno scherzo a Dino. Dino, ci volevamo assaggiare una chilata di questo. La chitarra? Vabbè. Sì. Sì, vabbè. Sto sentendo male. Ragazzi, davvero, in questo ristorante c'è l'alfa e omega della carne. Paola, dietro al Kobe, ragazzi, c'è la marchigiana. Praticamente, da Tokyo a Macerata è un attimo. Tutto qui a Torre del Greco. Salvatore! Allora, noi primi se li siamo magnati. Nel frattempo tu hai stemperato la carne? Perché l'hai messa là sopra? Per farla arrivare a temperatura internet, prendi in posto le bistecche. Questa è là. Questa è quella italiana. Questa è quella italiana. Piccolina. Guarda, ragazzi, sta sudando. Io quando le bistecche sudano così mi emoziono. Senti, al tatto ci sono differenze, Paola? No, Michè, al tatto proprio nessuna. Al tatto nessuna. No, sono proprio curiosa di andare a mettere sti voti, sai? Siamo pronti. Direte sì, dai, Salvatore, facci sognare. Grazie al fatto che l'hai messa a stemperare, dai 3-4 gradi del frigo è arrivata a 21. Mo la portiamo a? Allora, al sangue tra i 50, massimo 55 gradi. Ci siamo? Evviva! Le bistecche sono uscite dal forno a carbone. 50 gradi al cuore, Michele. Secco, come piace a noi. Le ho messe qua sotto e qua sotto staranno qualche minuto. Vedi? Con la copertina, vedi? Bravo, dormi, dormi. Michele, siamo a tagliare l'italiana? Ah, ecco l'italiana, guarda che bella. Praticamente qui c'è una saletta, voi vi piazzate qua sopra, ogni tanto vi affacciate e vedete se Salvatore ha preparato la vostra bistecca. Allora, mentre Salvatore ci scaloppa la spagnola, sì, volevo dire una cosa, ragazzi, voi a che partito appartenete? A quelli che vogliono che la bistecca arrivi intera o invece al partito, diciamo, dei comodoni che vogliono che la bistecca vi venga scaluppata? Perché il mondo si divide anche in queste categorie. Ci sono i puristi che guai se gliela tocchi e ci sono invece quelli che se gliela tagli, diciamo, zio, grazie mille. Ma che state a fare voi due? Stiamo partendo. Date quei piatti a Paola, ci pensa lei. Ma dove ci penso io? Ma piazzi tu piatti, cammina, questa... dai. Io te la faccio pagare. È pieno di cosa. Gradini questo tu ristorante. Tu lo sai che... lo sai il mio rapporto con le scale qual è, no? Lo so, per quello. Cara Paola, togliamo le cloche, va? Dai. Vado? Sì, sì, vai. Cloche numero uno. Via. Iniziamo l'assaggio, ragazzi, con il Black Angus Spagna, una cottura, diciamo, rigorosa. Prima di iniziare però l'assaggio ufficiale, ragazzi, dobbiamo dirvi quali sono, secondo noi, i parametri di valutazione e i parametri attraverso i quali fare questo paragone. Abbiamo, ragazzi, deciso di scrivere, diciamo, farci guidare da quattro parametri. L'appagamento sensoriale, ovvero sia, quando te lo metti in bocca, quanto godi. Quanto è buona. Cioè, dire gusto ci sembrava banale, no? Sì, poi mette appagamento sensoriale.
sensoriale, tutti i come siamo schmick. Esatto, poi texture, che texture che sarebbe, Paola? La consistenza, ma attenzione, consistenza non significa morbidezza, no. Nel senso, quando ciancichi che senti le fibre della carne, la personalità, no? Sì, certo, esatto, certo. Poi ovviamente rigoroso la morbidezza e la succosità. Dico, facciamo una valutazione solo sul controfiletto, il filetto lo mangiamo in allegria, ma non facciamo una valutazione sul filetto, sennò ci incasiniamo troppo, ok? Tra l'altro, Paola, ti volevo far vedere una cosa. Questa è la nostra scheda. Quanta gente ci sta a guardare? Chi è? C'è un sacco di spettatori, ci abbiamo. Ok, inizia te. Ragazzi, questo è il Black Angus Spagna. La cottura a me. Perfetto. Perfetta. Entrambe le bistecche sono uscite a 50 gradi. Sì. Quindi, assaggiamo e poi facciamo la nostra valutazione. Ok. Caramellina di grasso, ragazzi. Questa è l'Italia e questa è la Spagna. Strizzale un po', che io ho le mani occupate. Allora, strizza prima la Spagna, va. Che ti sembra? Sembra bella succosa. Ecco, strizziamo l'italiana. Sotto sotto le dita sembrano simili, no? Sì. Abbiamo appena assaggiato la spagnola, le abbiamo strizzate, assaggiamo l'italiana. Okay. Vai, prendi due pezzi. Ci sono delle differenze. Sì. Questa è la spagnola, questa è l'italiana. Che ne pensate, ragazzi? Paola, più raffinata, sta usando forchetta e coltello. Io la burina me la sto mangiando con le mani. Ecco le nostre schede di valutazione, ragazzi. Questa è la scheda di valutazione di Paola. Guardate, ce l'hanno preparata e hanno messo un bel cuoricino. Questa è la mia scheda di valutazione. Hanno fatto un animale, non so che animale è quello. I voti vanno da 1 a 5. Hai fatto? Ce l'hai chiare, sì. Ce l'hai chiare? Bene ragazzi, queste sono le votazioni di Paola. Praticamente Paola, tu hai fatto concludere la sfida in pareggio. Sì. Mentre invece queste, ragazzi, sono le mie votazioni. Ci sono 3 punti in più per la spagnola e inevitabilmente, ragazzi, questo confronto lo vince di misura la carne spagnola, l'angus spagnola. Su una cosa, ragazzi, volevo fare una riflessione. Uno, sono considerazioni assolutamente soggettive. Certo. Il palato della chef, il palato del degustatore seriale. Quindi anche due persone che costantemente assaggiano carne, hanno carne sotto i denti, hanno espresso pareri differenti. E questo è il bello, perché ognuno ha i suoi gusti soggettivi e ognuno può trovare delle differenze in una bistecca piuttosto che in un'altra. Quindi noi l'abbiamo fatto, ragazzi, per aprire un po' un dibattito, ma non esiste, amici di Braccia Ancora, la bistecca più buona. Esiste quella che vi piace di più. Che se una era una gotica e una era super morbida, c'era poca gara. In questo caso incide la soggettività. Paola, avremmo dovuto mettere 5 parametri, lo sai? Qual è il quinto? O sgranocchiamento dell'osso. No, vabbè, sgranocchiamento dell'osso dell'angus spagnolo. Ma che non sai che la carne meglio è quella che sta attaccata all'osso? Lo so. Spagnola promossa. A conferma pure tutti i voti che ho dato sgranocchiando l'osso dell'italiana. Secondo me, ragazzi, da questo ulteriore confronto si evince una cosa. Senti che verbo figo, si evince. Una cosa che secondo me l'animale italiano era un po' più giovane. E lo si percepisce ancora meglio andando a prendere sta carnetta vicino all'osso. Bene cari amici di Braciami Ancora, praticamente questo video termina qui, fatemi sapere se vi è piaciuto e nei commenti, ragazzi, scrivetemi se volete che si organizzino altri confronti simili. Io vi invito ad andare a trovare gli amici di questo ristorante a Torre del Greco e ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao! E allora che fai, torni a Roma? Io me ne vado, Michele. Te ne vai? Sì. Va bene, io rimango qua. Rimani qua, io c'è da fa. C'è da fa? Sì. Okay. Ci vediamo al prossimo video? Okay. Vediamo. Ciao, Michele. Al prossimo video. Ciao. Ciao. Ragazzi, Paola se n'è andata, io invece torno al ristorante La Barrique, finisco di assaggiare alcune cose. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo confronto vi abbia dato qualche stimolo. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e che la pace sia con voi. Ciao. Sei tornato a prendermi? Ah, muoviti! Dai, salgo! Dai, salgo! Oh, grazie che sei tornato a prendermi! Vabbè, ma figurati se ti lasciavo qua! Poi quando vai? Sempre il solito sparone, rimango, faccio, ho fatto il giro dell'isolato! Dove andavi? La sciottura del Greco! Poi la macchina tua, ciaone!